Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi. Fabio, oggi che cosa abbiamo incontrato nel bosco? Beh, abbiamo incontrato una manita che è bene conoscere perché è una manita velenosa e si verificano avvelenamenti di questa manita. Sono 3 esemplari, non sono tantissimi, ma sono sufficienti per capire bene come è e come riconoscerla, com'è questo fungo e come riconoscerlo. Allora, questo è un esemplare giovane. E poi vediamo un esemplare maturo. Quindi l'evoluzione del fungo è da un cappello quasi emisferico o quasi sferico, per dire, a un cappello spianato. No. La colorazione del cappello è bruna, però il fondo è bruno. La superficie è tutta ricoperta da squamette bianche, che sono il residuo di un velo universale che avvolgeva tutto il fungo quando era stato primordiale. Quando il primordio, cioè la parte, diciamo, la formazione ovulare che inizia lo sviluppo di questo fungo, si lacera, rimane alla base una specie di piede ricoperto da una volva, che è il velo, sempre parte del velo universale. Questa volva non si desquama come sul cappello in tante squamette, ma tende a lacerarsi alla base del gambo in piccoli cerchi, in piccoli anelli. E questo è un tipo di dissociarsi della volva molto caratteristico e caratteristico proprio della manita panterina, che è questo fungo che ho in mano. Ecco, se noi andiamo a vedere il cappello, oltre ad avere una superficie bruna, qualche volta bruno grigiastro, ma anche bruno più castano qualche volta, il margine è un margine che non è perfettamente liscio, ma presenta delle striature. E si vedono bene sul margine di questo cappello, si vedono le striature. Ovviamente si osservano nel fungo già maturo e non nel fungo giovane, che ha ancora il margine involuto. Ecco, è importante vedere bene queste squamette, che sono bianche, cioè sono state formate dalla lacerazione, dalla frammentazione di un velo che era inizialmente bianco. Le lamelle sono perfettamente bianche, sono abbastanza spaziate, non sono fittissime e sono libere al gambo, quindi si inseriscono in alto sulla carne del cappello e non sul gambo. Il gambo presenta un anellino che normalmente è abbastanza alto rispetto alla posizione di altre manite. Addirittura ce n'è una, la manita echinocefala, che ce l'ha quasi attaccato alle lamelle, quello è un caso eccezionale. Ecco, è un fungo che in questo caso ha dimensioni medio-piccole, ma può raggiungere anche taglie più grandi, e quindi è importante saperlo riconoscere anche se lo si trova in dimensioni piuttosto grandi, magari simili a quelle di una mazza di tamburo, anche se quelle dimensioni così grandi è difficile che vengano raggiunte. Sbaglio, quest'anno ne abbiamo incontrato una specie molto simile, perché io me la ricordo, una cappella esiste, con queste macchie. È vero. Esiste infatti una manita molto simile, che è la manita rubescens, che tra l'altro è commestibile da cotta, invece questa è velenosa assolutamente, sia cotta che cruda, ecco, che però ha una carne che è meno bianca e tende ad arrossare dove viene mangiata magari dalle lumache o via dove viene toccata. E soprattutto bisogna osservare bene la superficie del cappello, perché le verruche, cioè le squamette che troviamo sul cappello della rubescens, sono di color nocciola e non color bianco. Bene, e anche per oggi è davvero tutto. Fate attenzione, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i funghi.